In quest'anno e mezzo di grande lavoro fatto soprattutto dai miei, abbiamo portato avanti, finalmente abbiamo inquadrato il problema della bonifica a terra, e questo lo possiamo dire, per me è un problema inquadrato. Ci abbiamo ancora il problema della bonifica a mare. Il sindaco Manfredi ha preso parte alla seduta di consiglio della 10ª municipalità che si è tenuta il 22 gennaio a Bagnoli per fare il punto della situazione, anche in qualità di commissario straordinario per il sito di Bagnoli Coroglio, sui lavori di rigenerazione dell'ex area industriale e in primo luogo sul programma per la bonifica a terra e a mare. E però bisogna sempre ricordare che i terreni non sono i nostri, i terreni sono in Italia. E noi praticamente abbiamo un ruolo di vigilanza, ma non abbiamo un ruolo decisionale al 100%. Particolarmente affollata l'aula Sandro Pertini di Bagnoli, con cittadini, movimenti e associazioni del territorio, per la discussione su un tema molto sentito dal quartiere. Alla relazione dettagliata di Manfredi ha fatto seguito un dibattito animato ma dai toni costruttivi, con la richiesta al sindaco di rinnovare le occasioni di confronto coi cittadini. Per quanto riguarda le bonifiche al suolo, tutti i progetti sono stati approvati e anche aggiudicati alle aziende, sono coperti anche economicamente, quindi noi siamo in attesa dell'ultimo atto formale da parte del Ministero dell'Ambiente per poter consegnare i cantieri. Quindi le bonifiche nel giro di qualche settimana partiranno per tutte quelle che sono la parte a terra. Il tema per esempio è la bonifica a mare, da solo assorbe più di 600 milioni, quindi è il più grande intervento di bonifica mai fatto in Europa, che riguarda anche un sito con grandi complessità. Adesso perlomeno abbiamo i progetti realizzati, tutti approvati, quindi sappiamo esattamente quanti soldi ci vogliono, perché fino adesso questa era una notizia che non esisteva, quindi adesso sappiamo esattamente quello che abbiamo e quello di cui abbiamo bisogno, quindi che è un passo in avanti importantissimo.